La rassegna stampa è offerta da... Lunedì 2 luglio, buongiorno a tutti, ben ritrovati con la nostra rassegna stampa. Iniziamo con il Messaggero, Spagna nella storia, lacrime Italia, gli azzurri si arrendono, delusione nelle piazze, svastica al Circo Massimo. Il Premier Monti, vogliamo vedere la Timoshenko. Sulla destra tagli per regioni e comuni, 5 miliardi in meno del 2013, nuove riduzioni agli enti locali, fondi alle missioni di pace. Ancora politica, la Lega sceglie Maroni, sarò un segretario senza tutele. Un'altra strage di cristiani, attaccate due chiese in Kenya, 17 morti e decine di feriti. Quotidiano torinese La Stampa, Maroni segretario senza tutele, Bossi lascia fra lacrime e veleni, la Lega incorona il nuovo capo, l'ex ministro, adesso nessuno metta il bastone tra le ruote. Sulla destra Euro 2012, la Spagna si conferma campione, 4-0 all'Italia. Al centro tagli misure per 4-8 miliardi, forse la manovra in due tempi, il governo cerca fondi anche per gli esodati e gli aiuti ai terremotati. Kenya, cronaca internazionale, bombe a Messa, un'altra strage di cristiani. La Gazzetta del Mezzogiorno, la Spagna smonta gli azzurri, 4 schiaffi dalle furie rosse, Prandelli, i ragazzi avevano speso tanto. Torniamo in Puglia, nel Salento, Lecce in rosso i conti del PD, sotto accusa i big del partito, niente contributi dai consiglieri regionali. E poi in basso a sinistra, caldo e guasti, fermi Lecce-Roma e Lecce-Milano, treni in tilt per 800 pugliesi, una domenica d'inferno. La Gazzetta di Lecce, in rosso i conti del PD, sotto accusa i consiglieri regionali, niente contributi dai big del partito, un buco di 300.000 euro legato alle campagne elettorali del 2009 e del 2010. Lecce scontro tra la Rede e la Lillo, i giudici congelano la procedura sino a novembre, guerra nelle aule del TAR per un suolo del comune. Estate bollente, c'è tutto esaurito in riva al mare. Sanità, un presidio delle terrazze sulle terrazze dell'ospedale di Gallipoli e poi Lecce litiga al semaforo e poi tira fuori una pistola. Nuovo quotidiano di Puglia, Spagna, regina d'Europa, l'Italia si inchina ai più forti, senza storia alla finale dell'Europeo, 4-0 per gli iberici, troppo superiori, gli azzurri escono in lacrime. Ospedale protesta sul tetto, a Gallipoli il personale sanitario rilancia la battaglia contro la chiusura del Sacro Cuore. Torna alla psicosi della bomba di Brindisi, una bombola in spiaggia, paura, attentato tra i bagnanti. Nuovo record mondiale a Nardò del manduriano Paolo De Vizzi, disabile, 20 ore in fondo al mare. I nodi della sanità con le tende fin sopra il tetto per salvare il Sacro Cuore, Commissione Sanità a Bari col primo cittadino Enrico. Le pagine interne del quotidiano di Puglia, basta copiare, concorso a settembre, in palio i posti da amministrativo, il direttore Miccolis aveva annullato le prove, la commissione dopo i temi clonati da Wikipedia ha stabilito le nuove date per ripetere l'esame. Aule cariche per un posto fisso, il 4 e il 6 luglio i concorrenti saranno impegnati negli iscritti, vigili urbani e insegnanti e la settimana dei test più attesi. L'assalto al litorale, una bombola in spiaggia, panico fra i bagnanti, allarme a Porto Cesareo, arrivano gli artificieri. Le testimonianze, bottiglie e corde legate sott'acqua, quanta paura, il titolare e i frequentatori ricostruiscono le fasi concitate con un particolare inquietante. Concessioni, gestori sul piede di guerra, attività in pericolo, ci fermeremo. Paura in centro, l'episodio ieri in Viale Rossini, lite in auto, spunta una pistola, denunciato, un 22enne accusato di aver mostrato l'arma in segno di minaccia. I nodi della politica, PD, Capone sotto attacco, è il giorno della verità, Maniglio sferza il partito, non cambia mai nulla. Nardò, 20 ore in fondo al mare, il record è conquistato, Paolo De Vizzi ha portato a termine la sua impresa. Concludiamo con lo sport, Lecce la settimana della rifondazione, ultimi ritocchi al nuovo organigramma del club, Brivio, Piatti e Grossmüller sono con le valigie in mano. L'assemblea dei soci fissata per il 6 luglio conferirà ai tesoro il potere di firma, dopodiché sarà presentato ufficialmente il tecnico Lerda. Anche per oggi la nostra rassegna stampa termina qui, a tra poco TG News 24, buona giornata. La rassegna stampa è stata offerta da...